lanciata rapidamente sulla strada della vittoria da questo rigore su Schillaci dopo un primo e 30 di gara, rigore poi realizzato da Baggio, la Juventus ha giocato molto bene per circa mezz'ora, durante la quale ha dimostrato scioltezza di manovra, intuizioni e fluidità negli scambi. Ed in questo periodo i bianconeri hanno anche messo a segno il secondo gol con un preciso colpo di testa di Casiraghi che tra una lussazione e l'altra ha tenuto costantemente in apprensione la difesa nero-azzurra che peraltro aveva perso Bergomi per infortunio poco prima del raddoppio juventino. Quindi l'Inter su punizione esemplare di Matteus ha accorciato al 35esimo le distanze riaprendo in pratica la partita e impensierendo non poco nei minuti finali il portiere juventino che al 48esimo si esibiva in questa fantastica parata su tiro di Breme deviato da Bonetti. Nella ripresa, dopo 20 secondi, Gigi Casiraghi si presentava così. All'11esimo, terza rete juventina, la propizia Baggio con un gran sinistro che centra il palo, poi sul rimbalzo è pronto Schillaci, che prima scivola, poi con uno scatto anticipa Zenga e mette in porta il suo primo gol in campionato. Esulta Maifredi. Rivediamo questo gol al rallentatore. Al 20esimo la Juve fa 4, azione davvero pregevole di Baggio, che tocca per De Agostini, violenta conclusione da 10 metri del terzino azzurro. Subito dopo, su angolo per l'Inter, Serena di testa va quasi in gol, ma sulla linea salva Corini. Il secondo gol per i nero-azzurri lo realizza Krilsman al 35esimo. Matteus avanza, poi serve il centroavanti completamente libero, grandestro e tacconi è battuto. Fa 4-2 e adesso le interviste di Franco Costa. Domenica scorsa forse la domenica più difficile, questa è senz'altro la domenica più bella da quando era la Juventus. Sì, anche se partita come quella di domenica scorsa fa parte un po' della storia dei campionati, una squadra non può fare 34 partite a un certo livello, qualcuno la sbaglierà e domenica scorsa è stata una di queste, speriamo di sbagliare pochissime. No, sono contento soprattutto per me e per la squadra e poi anche perché sono uscito dal tunnel della crisi che era fondamentale. Ho ritrovato il gioco, gioco per la squadra e faccio quello che chiede il mister. Allora Ferri, 4 gol, come si spiegano? Pesano tantissimo, soprattutto dopo una sconfitta precedente con la Aston Villa. Però ecco, vista la partita forse è un po' bugiato questo risultato, nel senso che prendendo un gol all'inizio a freddo così su rigore, che in questo momento non riesco a giudicare perché non ho seguito bene l'azione, non l'ho visto di... anche se ero vicino, è sempre difficile per tutti cercare di rimontare, abbiamo dovuto concedere anche qualcosa a una squadra che è composta anche da giocatori di gran classe come Baggio, Schillaci.